nasce come risultato, come un sogno che si è avverato, come credere nel lavoro che facciamo, ma soprattutto è una gratificazione per gli sforzi fatti da tutti i ragazzi e dalla squadra. È un merito a loro se siamo arrivati qua, è un merito anche a chi ha creduto in una soluzione alternativa allo standard. Soprattutto è uno stimolo in più, perché quando i sacrifici vengono premiati sicuramente puoi spostare e alzare l'asticella. Con quelli che quando ti siedi al tavolo per una trattativa o per una soluzione non vai a parlare di applicazioni, non vai a parlare di software, ma vai a parlare di soluzioni. Quindi hai un approccio che un attimino esce dallo standard, dagli schemi di un office in cloud o di alcuni di Teams, e quindi ti sposti l'argomento su contenuti che non sono solamente IT. Quando vai a parlare di policy, di sicurezza in senso lato, quando vai a toccare i nervi caldi di un'azienda, sicuramente sposti un po' l'attenzione, e anche le persone che vengono coinvolte non sono prettamente tecnologiche, e quindi anche questo però diventa, se un vantaggio a lungo andare, all'inizio diventa uno scoglio. Quando parlavi di quali sono le difficoltà, da parte nostra è quello di imparare, quello di studiare, perché non è una sottoscrizione che attivi e poi speri che nessuno ti chiama. Devi proprio studiare, applicarti, provare sul campo, provarlo su te stesso. Sicuramente da parte invece di proposition devi contestualizzarlo in un progetto, perché così esce anche dallo schema dello standard del prezzo, ma soprattutto fidelizzi meglio il cliente, perché gli dai delle soluzioni che non sono legate a un software o a un'applicazione.